era una partita importante. Abbiamo cercato di mettercela tutta dall'inizio. Sapevamo che loro erano una squadra comunque tosta, ben organizzata. E quindi abbiamo cercato di alzare da subito l'intensità in difesa e questo ci ha portato a fare dei canestri facili. Quando riusciamo a correre a fare dei canestri facili in contropiede, poi viene tutto un po' meglio anche a difesa schierata. Proprio della tua intensità in difesa, parlavamo oggi, hai migliorato molto le tue statistiche difensive, magari in queste due giornate c'è stata una leggera flessione in attacco, però sono risposte. Leggera? Faccio cagare. Vabbè. No, non ho fatto mai canestro le ultime partite, quindi oggi diciamo che ho cercato di concentrarmi soprattutto nell'aspetto difensivo per provare comunque a stare in partita nonostante in attacco le cose non stavano andando bene. Poi sono entrati anche un paio di tiri, quindi meglio così. Ma abbiamo fatto un'ottima partita a livello difensivo tutti, quindi sono contento per questo. Per un tiratore non metterla è un dramma. È snervante, perché comunque penso che la cosa che mi riesce meglio in un campo da basket da quando ho 5 anni sia tirare e provare a fare canestro. Quando quello non mi viene mi innervosisco e purtroppo a volte le cose non vanno bene. La cosa paradossale è che ti inibisce sul tiro aperto, quindi ti inibisce, non tiri. Poi però ti prendi delle forzature che probabilmente non fanno altro che alimentare questo tipo di... Sì, ripeto, però se uno smette poi di tirare diventa ancora di più un casino, quindi l'ideale sarebbe fregarsene e continuare a fare quello che si fa solitamente, anche se in determinati momenti non è facile. Senti, la squadra, il momento della squadra, come vedi, anche ci sono stati parecchi terremoti nel corso di questa stagione. Anche in attacco comunque abbiamo cambiato molto con l'arrivo di Frates, quindi dobbiamo un po' abituarci ai giochi nuovi, ma sono sicuro che lo faremo e si è visto già oggi che siamo riusciti comunque a farlo. Era un momento negativo, adesso cerchiamo di ripartire da questa vittoria che ci dà comunque un po' di morale. Senti, dal punto di vista sotto il profilo tattico, non dico se meglio, peggio, più o meno, cosa è cambiato dall'approccio di Giovanni Benedetto all'approccio di Fabrizio Frates in termini di metodologia di lavoro piuttosto che di modo di stare? Sono semplicemente due persone, due allenatori completamente diversi, quindi è ovvio che cambi tutto. Quando cambi un allenatore cambia tutto ed è normale. Ce l'aspettavamo, ma è normale così. Ci vuole semplicemente un po' di tempo per abituarsi e per cercare di capire cosa vuole l'allenatore, in che momento lo vuole. Per fare questo ci vuole un po' di tempo.